Buongiorno, sono l'ammiraglio ispettore capo Salvatore Teia. Vi do il benvenuto qui alla Spezia, sede del comando in capo del Dipartimento dell'Alto Tirreno, dell'Arsenale Militare Marittimo e del Museo Tecnico Navale della Spezia. Assieme al Museo Storico di Venezia, assieme al Sacrario delle Bandiere del Vittoriano, compone i tre principali musei della Marina Militare. Mi pregio oggi portarvi in giro per visitare questo Museo Tecnico Navale ed ho il piacere di presentarvi Alberto Menichetti che vi farà da guida. Grazie. Questo museo nasce dall'ambizione di una piccolissima marina, la Marina del Regno di Sardegna. Allora, nel 1773 il re di Sardegna, ormai diventato regno logicamente, affida a un giovane guardiamarina la raccolta dei reperti e dei ricordi della Marina Sabauda. Poi, con le guerre napoleoniche, i ricordi non vennero dispersi perché furono portati a Cagliari quando il re di Sardegna, sotto la protezione della propria marina, si recò in Sardegna. Finite le guerre napoleoniche, nel 1815, dopo il congresso di Vienna, proprio quel guardiamarina della fine del Settecento, a quel momento è un ammiraglio e è il comandante del porto di Genova, che ormai è stato, tutta la Liguria era stata affidata e faceva parte del Regno di Sardegna, proprio a Genova continuò a raccogliere reperti. Quando la Marina arrivò alla Spezia dopo il 1860 si iniziò a ordinare nel locale superiore dei bacini dell'arsenale sempre questi oggetti e poi, finita la Grande Guerra, poi si riorganizzò tutto e nel 1924 venne istituito il Museo Tecnico Navale, più o meno come concetto museale, come lo possiamo vedere oggi. Però le grandi distruzioni della guerra fecero sì che poi fosse riorganizzato nel 1959 in questa sede. Ed in questa sede rimane e rimarrà sempre per volontà della città e della Marina prima di tutto. In questo momento la Marina sta vivendo un momento particolare, sapete che abbiamo due marò, chiamiamoli marò, ma sono due marescialli detenuti ingiustamente in India, e per cui tutti i marinai, tutti gli ufficiali, eccetera, quando sono in borghese portano questo nastrino giallo per ricordare che li vogliamo riportare a casa. E anche al Museo Navale abbiamo dedicato una bacheca a questo, sosteniamo i nostri marinai. Il Museo Tecnico Navale della Spezia ha fra i suoi gioielli più importanti la collezione di polene, che è una delle più importanti del mondo, perché non è una collezione estemporanea di statue, lignee, prese, messe lì, trovate dagli antiquari, ma sono proprio polene che vengono dalla Marina, prima sarda e poi del Regno d'Italia. Che cos'è una polena? La polena è una statua lignea che veniva posta sulle navi a vela sopra il tagliamare e aveva come rappresentazione iconografica il nome della nave. Esempio, qui abbiamo la polena che raffigura Carlo Felice, re di Sardegna, ed era posta sul tagliamare della fregata Carlo Felice. Noi la vediamo in questa veste restaurata. Poi tutti quelli che vanno in mare sanno che un colore del genere non può esistere a prua della nave. Difatti a quei tempi noi le vedevamo sempre di color bianco perché venivano ricoperte di biacca per proteggere il legno dagli agenti atmosferici. Qui abbiamo la polena della fregata Euridice e rappresenta la ninfa Euridice con la fiaccola della vita abbassata e piangente. E qui abbiamo questo guerriero medievale, Beroldo, che è l'archetipo dei Savoia, cioè viene ritenuto il primo dei Savoia e era sulla prora della fregata Beroldo. Abbiamo poi qui la polena della nave Cambria. La nave Cambria era una nave di origine inglese, acquistata dalla Marina Dittatoriale Siciliana e poi passata alla Marina Italiana. E questa bellissima polena è la polena che raffigura Vittorio Emanuele II
ultimo re di Sardegna e primo re d'Italia, che era posta sul vascello Re Galantuomo. Ecco, se noi andiamo a vedere il modello, questo bellissimo modello, noi abbiamo l'esatta posizione dove la polena era posta. Vedete che è bianca, che quando nel 1919 abbiamo preso possesso, compiuta vittoriosamente la Prima Guerra Mondiale, abbiamo preso possesso dalla base navale di Pola, anche la Marina Austro-Ungarica aveva un piccolo museo, un piccolo antiquarium con delle bellissime polene. Ad esempio, questa polena rappresenta un'immagine ideale ed era posta sulla prora della fregata Bellona. Era stata costruita in uno squero di Venezia, nell'arsenale di Venezia, faceva parte della Marina Austro-Veneta e ha un senso palladiano, tant'è vero che questa polena è stata esposta per tutta la mostra del Canova. Questa polena è austro-ungarica, di provenienza austro-ungarica, è meravigliosamente intatta, non è mai stata restaurata, quindi così come è stata presa nel 1919 dal Museo di Pola, così è ancora oggi. Era sulla fregata Drecken, erano due fregate corazzate, Drecken e Salamander, difatti qui abbiamo il drago e di là poi vedrete c'è la salamandra. È di grande effetto scenico. E questa polena fu presente alla battaglia di Lissa perché sia le pirofregate corazzate austro-ungariche Drecken che Salamander facevano parte della prima divisione dell'ammiraglio Tegetthoff. Poi qui ad esempio abbiamo un'altra polena di interesse e rappresenta l'Italia, ancora da restaurare. Vedete che il bianco è diventato grigio. Questa è la polena della fregata Minerva. Allora, la fregata Minerva era una bellissima nave appartenente al Regno di Napoli, ha la sua importanza nella storia di un martirio dell'ammiraglio Caracciolo. Entriamo nella galleria delle armi da fuoco e qui ai lati dell'ingresso abbiamo due armature originali del 1600 che venivano indossate dalla fanteria di marina della Repubblica di Genova. Poi abbiamo dei cannoni d'epoca, ovviamente di piccole dimensioni, e qui abbiamo una spingarda del 1500, altre spingarde più o meno coeve. E poi iniziamo con una serie di modelli didattici, questi modelli didattici vengono da varie scuole canoniere, che nella teca raccontano praticamente la storia dell'artiglieria. Un altro gioiello della collezione museale sono le armi individuali da fuoco, i fucili. Cosa hanno di importante queste armi? Sono armi rarissime perché sono state accantonate durante i primi anni, addirittura dalla seconda metà dell'Ottocento, sia nei primi anni del Novecento, dopo essere stati sottoposti a prove per eventuali acquisti da parte della nostra Marina. Questa è la famosa mitragliatrice a rotazione Gatling, che noi abbiamo conosciuto nei film western. Era un'arma la quale aveva la caratteristica che la velocità e l'intensità di fuoco era data dalla rotazione di varie canne, e questo prima che Maxim brevettasse i sistemi a sottrazione di gas. Questa poi è un'arma particolare perché fu catturata dal nostro presidio della Marina di Pechino durante la famosa rivolta dei boxer del 1900 ai rivoltosi cinesi.
nel Museo Tecnico Navale non ci sono soltanto le artiglierie antiche, ci sono anche delle artiglierie più moderne. E qui ad esempio in questo slargo, perché è proprio uno slargo, della galleria abbiamo dei cannoni della Seconda Guerra Mondiale. Qui abbiamo un 147 che armava le nostre torpediniere e poi abbiamo un 147 antinave e antiaereo che era l'arma peculiare per questa funzione su tutti gli incrociatori italiani leggeri e pesanti. Questo apparteneva all'incrociatore Raimondo Montecuccoli. Questo è un cannone che è scoppiato, per fortuna non è scoppiato come incidente, perché un'esplosione del genere avrebbe avuto a bordo di una nave delle gravissime conseguenze di morti, di feriti e di danni. Ma è stato fatto esplodere con un crash test, cioè al balipedio nel 1928 l'hanno caricato sempre di potenze maggiori sino a farlo esplodere. E così aperta la canna si può vedere come è fatto un cannone cerchiato, cioè con le sue spallette per contenere i cerchi e con l'anima rigata. I danni sono terribili, perché addirittura ha strappato la culla, ribaltando addirittura alcuni pezzi che tengono i freni, e una scheggia ha ridotto in queste condizioni l'alidada. Allora, questa è un APG. Apparato di punteria generale, e veniva utilizzata prima ancora che esistessero i radar e tutte le forme elettroniche satellitari del giorno di oggi. Questo apparecchio c'era il primo direttore del tiro, il quale poteva già avere una precisa indicazione del campo di battaglia, vedendo la relatività di inclinazione o azimutale o zenitale dei bersagli. E logicamente però non poteva lavorare da solo, perché aveva bisogno dei telemetri e dei telemetristi, e questi sono i telemetri, vengono dall'incrociatore Montecuccoli come l'APG. Questi telemetri sono delle apparecchiature le quali con degli appropriati e bravi operatori potevano dare la distanza del bersaglio. Poi era necessario avere ancora un altro apparato, un'altra apparecchiatura. Allora, i dati che erano necessari al direttore del tiro venivano alla fine elaborati da una macchina elettromeccanica, una macchina di calcolo elettromeccanica più semplice per siluranti o per incrociatori leggeri, molto complessa e molto precisa per le nostre grandi corazzate. Questa è una meraviglia dell'elettromeccanica alla fine degli anni 30. È stata costruita dalle Officine Galileo ed è una centrale di tiro che effettuava tutti i calcoli previsti elettromeccanicamente, quindi a quei tempi l'elettronica era proprio embrionale, non aveva un'applicazione pratica in questo genere di apparecchiature, e aveva bisogno di 8 operatori, i quali in sinergia con i telemetristi e col primo direttore di tiro davano i dati finali per la salva nel combattimento. Abbiamo visto l'armamento di piccolo calibro delle nostre navi, che è il cannone da 147. L'abbiamo visti prima nell'altra sala su affusto a piattaforma. L'affusto a piattaforma è in genere per le navi di superficie, come possono essere i cacciatorpediniere, gli incrociatori, può essere anche scudato. Mentre che invece sui sommergibili ci vuole un affusto molto leggero e molto semplice, ed è l'affusto a basamento. Vedete che è diverso, è un tronco di cono su cui poi ci sono logicamente i suoi cuscinetti a sfere per poterlo brandeggiare. E questo è proprio il cannone classico dei nostri sommergibili nella Seconda Guerra Mondiale. Questo cilindro in marina viene considerato una reliquia, perché è un pezzo originale del sommergibile Shiré, affondato nel luglio del 1942 nella baia di Haifa, mentre che si prestava ad accompagnare un reparto d'assalto della marina per effettuare un'azione di incursori in quella baia. Cos'è questo cilindro? Questo cilindro faceva parte di tre pezzi, tre cilindri uguali, che venivano posti su un sommergibile, in questo caso lo Shiré, per poter inserire dentro durante la missione i siluri a lenta corsa, i cosiddetti maiali.
Cos'è questo cilindro? Questo cilindro faceva parte di tre pezzi, tre cilindri uguali, che venivano posti su un sommergibile, in questo caso lo Shiré, per poter inserire dentro, durante la missione, i siluri a lenta corsa, i cosiddetti maiali. E il sommergibile venne intercettato e affondato su bassi fondali. Nel 1980, Nave Anteo, con una campagna di ricerca, ritrovò il relitto e recuperò alcuni frammenti, fra cui questo molto importante ed emozionale, perché è un grande pezzo, oltretutto penso che sia l'unico che sia rimasto al mondo, e ripeto, parte peculiare ed essenziale della missione dei mezzi d'assalto, perché conteneva gli ordigni, e poi un timone di profondità prodiera, una bombola schiacciata dall'esplosione, e poi all'interno vi faremo vedere altri frammenti. Questa costruzione, inserita nel giardino del Museo Tecnico Navale, rappresenta il sacrario dei sommergibilisti caduti. È stato voluta da tutti, è stato voluta dai sommergibilisti, è stato voluta dall'ANMI, è stata voluta dalla Marina, proprio per ricordare chi più durante la guerra sul mare si è sacrificato e ha sofferto. Allora, in questa parete noi abbiamo i nomi di tutti i sommergibili affondati nella prima e nella seconda guerra mondiale. Sulle pareti abbiamo dei medaglioni in bronzo, i quali vogliono rappresentare la faticosa vita di bordo sui sommergibili. Abbiamo un piccolo monumento che rappresenta un pezzo di sommergibile e il paiolato sul quale riposa un caduto. Poi il crocifisso e l'altare per le messe al campo durante le cerimonie. Nel 2003 qui al Museo Tecnico della Spezia è stata tenuta la mostra dei sommergibili. Erano 100 anni dalla progettazione del primo vero sommergibile di linea. Nell'ambito di questa mostra una parte è stata dedicata anche all'arma che contraddistingue il battello, il sommergibile, il siluro. E qui vediamo il primo siluro. Robert Whitehead fu l'inventore del siluro e lo fece in questo siluro, venne costruito nei suoi stabilimenti di Trieste. Andando avanti ci sono tutta un'altra serie di siluri e l'evoluzione dell'arma fino ai giorni nostri. Allora, i mezzi d'assalto sono una peculiarità proprio della Marina italiana. Questo è un mezzo d'assalto di superficie, perché i mezzi d'assalto si suddividono in mezzi d'assalto di superficie o mezzi d'assalto subacquei. Il mezzo d'assalto di superficie è il barchino esplosivo. Viene fuori da un'idea della nostra Marina e che gli ha dato le gambe poi un grande motonauta che era l'ingegner Cattaneo della Cabi. L'ingegner Cattaneo era un progettista della motonautica e che cos'è che ha brevettato? La trasmissione a Z, cioè quello che oggi noi chiamiamo l'entro fuori, motore dentro lo scafo e elica propulsiva articolata per potersi sia alzare sui fondali più bassi o sulle ostruzioni e poter ruotare, quindi eliminando il timone. Il barchino esplosivo aveva solo un handicap e poteva essere accompagnato nella zona
di operazione su un mezzo di superficie perché non poteva stare dentro un sommergibile. Venne accompagnato da due mezzi di superficie nell'incursione dalla Baia di Suda che costò l'affondamento dell'incrociatore York durante le operazioni per la conquista di Creta, e venne poi invece utilizzato proficuamente su colonne autocarrate che portavano questi mezzi d'assalto vicino alla linea del fronte, così in Mar Nero, così come in Libia e Tunisia. E come funzionava? Funzionava che aveva un motore Alfa Romeo di grande potenza, l'operatore era dietro all'estrema poppa, aveva dietro uno zatterino il quale serviva nel momento che lui, lanciato il mezzo d'assalto e bloccati i comandi contro il bersaglio, si buttava in mare e saliva sullo zatterino. Il motoscafo esplosivo non esplodeva all'impatto diretto contro la fiancata della nave nemica, ma al momento in cui impattava contro lo scafo, dei chiodi esplosivi tagliavano la prua, cominciava ad affondare e l'esplosione avveniva con 330 kg di tritorita, una bomba la quale si azionava sotto la superficie del mare, perché un'esplosione sotto la superficie del mare danneggia gravemente una nave. Un altro mezzo d'assalto di superficie molto più grande, quindi anche creava dei problemi per essere portati in zona d'operazione, poi vi dico come, era il motoscafo turismo silurante, cioè non era un barchino esplosivo, ma era un vettore reimpiegabile, perché aveva un piccolo siluro, il quale poi vi faccio vedere nel particolare, veniva lanciato contro il bersaglio. È molto meno di un masse, perché è molto più piccolo, però è molto più razionale per letalità di un barchino esplosivo. Aveva due operatori che erano in questa cabina, e i quali erano armati con un fucile mitragliatore per la difesa ravvicinata del mezzo. Se andiamo verso poppa, vi descrivo la parte tecnica e la funzionalità. Allora, questo è l'ultima versione del motoscafo silurante, difatti è la versione allargata, è lo SMA, OMTSMA, motoscafo turismo silurante modificato allargato, e ha due motori Alfa Romeo, e qui noi possiamo vedere nel particolare la famosa trasmissione a Z inventata dal brevettata. Aveva poi un piccolo vano nel quale c'era un siluro accorciato. Questo siluro veniva lanciato alla rovescia indietro con dei martinetti. Era il motoscafo che, dopo aver puntato con la prua e quindi dando la direzione al siluro lanciato, scartava a dritta o a sinistra e il siluro continuava nella sua corsa. Il mezzo d'assalto subacqueo tutti lo chiamano maiale, non ha la forma di un maiale, non è tozzo, anzi è molto snello, però il nomignolo deriva da una giornata di arrabbiature di Teseo Tesei. Teseo Tesei era un elbano, quindi aveva proprio il vernacolo, il modo di dire dei livornesi. La base dei nostri mezzi era Bocca di Serchio, dove venivano testati e dove ogni giorno si faceva un'esercitazione per prepararsi alle operazioni. E quel giorno Teseo Tesei aveva un mezzo il quale si rompeva continuamente e quindi gli diede grandi difficoltà di recupero, di portarlo. Quando arrivò alla fine della giornata, al momento dell'ormeggio, disse al marinaio che doveva tirarlo verso terra: ormeggia un po' sto maiale, proprio alla livornese, e quindi da quel giorno fu il maiale. Mezzo d'assalto subacqueo immortalato dalle gesta di Alessandria, di Gibilterra, dell'Onterra, ha affondato moltissime tonnellate di naviglio nemico. Nasce dall'intuizione di due giovani ingegneri, Teseo Tesei e Delio Stoschi, i quali pensano che se un siluro viene azionato da un motore lento, quindi diventa a lenta corsa, può essere cavalcato da degli operatori. E così nasce l'SLC, siluro a lenta corsa, chiamato poi maiale. C'è un'altra cosa importante però,
Per poterlo cavalcare è stato necessario però le intuizioni e la genialità dell'ingegner Belloni, il quale ha marinizzato un autorespiratore d'eliss, quindi l'ha reso fruibile sott'acqua, ha progettato la tuta Belloni e ha ottimizzato la maschera subacquea. Quindi ora l'operatore può respirare malamente sott'acqua e non ha più bisogno del tubo del palombaro, quindi può andare dove vuole. Nasce il subacqueo che oggi tutti conosciamo, che è una cosa normale, ma nel 1939-40 era una cosa talmente difficile e dura che pochissimi operatori potevano fare. È composto da una testa esplosiva, la quale veniva divisa da tutto il corpo per poter essere attaccata tramite un anello chiamato Golfaro alla carena della nave nemica, un motore elettrico, un pannello di controllo con un reostato per poter dare potenza al motore, due piccole pompe d'assetto, un voltmetro, una bussola e un profondino. Gli operatori appunto lo cavalcavano. Qua noi abbiamo la cesta dove veniva messo il cavo, il quale con dei morsetti poteva fissare, passando dall'anello, alle alette di rollio della nave nemica. Abbiamo un gran dono, che è l'orologio Panerai, regalato al Museo Tecnico Navale della Spezia dall'ammiraglio Notari. E poi c'è una bussola Panerai. Dietro invece abbiamo l'archetipo dei mezzi d'assalto, la Mignatta. È la torpedine semovente Rossetti. Un'altra azione leggendaria dei mezzi d'assalto fu quella, anzi non quella, quelle dalla base segreta nave Volterra. Che cos'era? Allora, noi avevamo una nave la quale era stata internata allo scoppio della guerra, perché belligerante, è una nave mercantile, una cisterna, nel porto di Algeciras. Algeciras è esattamente all'imboccatura dello stretto di Gibilterra. Se c'era una cosa difficile era compiere operazioni con un sommergibile a Gibilterra, perché per entrare nella baia bisognava uscire dallo stretto ed entrare. Solo gli italiani potevano avere una faccia tosta tale da poter utilizzare questa nave internata come base segreta dei mezzi d'assalto. Avevamo però anche un momentino un aiuto degli spagnoli, i quali forse qualcosa ci dovevano e tanto non indagavano su quella nave che era l'internata. Con la scusa di riparare la nave, vennero dall'Italia molti pezzi di ricambio e molti operai. E i pezzi di ricambio erano sì pezzi di ricambio delle macchine, ma erano anche siluri a lenta corsa. E gli operai erano sì persone che sapevano lavorare molto bene, ma erano operatori dei mezzi d'assalto. Voi pensate che all'armistizio gli inglesi non si erano ancora accorti che le operazioni dei mezzi d'assalto siluri a lenta corsa nell'interno della baia di Gibilterra venivano dalla nave che era dalla parte opposta. Non l'hanno mai saputo. Il comandante della base segreta era l'ammiraglio Notari, che regalò il suo Panerai al Museo Tecnico. A questi pezzi di artiglieria che hanno armato le nostre navi nella seconda guerra mondiale, io vi ringrazio per averci dato l'occasione di presentarvi il Museo Navale, il Museo Tecnico Navale di La Spezia. Ringrazio tutti voi, avete avuto sicuramente il piacere di sentire Alberto, che è un esperto di questo museo, che credo vi abbia solleticato ancora di più la voglia di venire a rivederlo. Grazie ancora a parte del Museo Tecnico Navale, della Marina Militare, grazie a